Allora, io mi trovo qui nella sala Garibaldi, che diciamo è il transatlantico di Palazzo Madama, dopo la sospensione della seduta che riprenderà alle 16:45. Adesso vediamo che cosa succederà e soprattutto quali saranno le reazioni dei gruppi sono in diretta, dei gruppi parlamentari. Credo che ci sarà una riunione di maggioranza. Avete sentito quali sono state le posizioni che sono state espresse dalla Lega e dal centrodestra di governo. Io disturbo un deputato perché oggi qui a Palazzo Madama è anche pieno di deputati che sono venuti a vedere quello che succede. Sono con il deputato Marco Rizzone di Coraggio Italia. Allora, che cosa è successo oggi e che cosa sta succedendo? Punto interrogativo. Ora c'è una sospensione di un'ora e mezza che è stata criticata da Fratelli d'Italia e da Crucioli, sempre di opposizione. Perché loro dicono che non c'è più un governo e quindi non occorre. Sì, ma in realtà ora Draghi ha il tempo di riflettere un po' e scrivere, eventualmente preparare un discorso, diciamo, di risposta a quello che ha sentito. Mi ha lasciato un po' perplesso il discorso di Licheri che fa la vittima, quando in realtà è la causa di Sembra tutto. quasi che loro praticamente, come se avessero dato la responsabilità al centrodestra di tutto quello. Secondo poi, quando si parla di salario minimo, la ministra Catalfo poteva benissimo realizzarlo e non l'ha fatto, quindi di cosa parliamo? Sono tutti argomenti pretestuosi per passare da vittime, quando in realtà poi tutto sto, lasciatemi dire, casino è derivato dalla mancanza della fiducia nei confronti del governo da parte del Movimento 5 Stelle. E risulta un po' paradossale vedere ministri come Patuanelli che non votano la fiducia a se stessi e poi pretendono di rimanere imbullonati al governo. Se si accetta la proposta di andare avanti con chi ha votato la fiducia, che mi sembra essere l'orientamento di Lega e Forza Italia, si può andare tranquillamente avanti tutti, senza chi non ci vuole stare e non crede in questa cosa. Quindi senza fare un nuovo governo. No, ovviamente sostituire i ministri del movimento dovrebbe essere la conseguenza immediata, però dal discorso di Draghi di oggi quello che mi sento di dire è che come ci si fa poi a tirare indietro di fronte a una situazione così drammatica detta dal primo ministro e oltre che ex presidente della BCE, quindi sarebbe un darsi la zappa sui piedi. Lo stesso Draghi probabilmente è consapevole del fatto che non. Se ci sono i numeri, bisogna andare avanti. Senti, Lanfranco, scusami, ci sono due flash di agenzie che vi sottopongo. La prima, vengono tutte e due da fonti del governo. La prima, anzi, una dalle fonti del governo, l'altra da fonti di Chieggi, che si va verso il voto per le risoluzioni in Senato, quindi, e che invece da fonti di Palazzo Chigi che non ci sarebbe stato nessun contatto fra Draghi e il presidente Mattarella. Ho capito. Vuole commentare? Ma io ovviamente non so se ci sono stati contatti, perché non sono cose che arrivano fino ai normali deputati, però fidiamoci di queste agenzie. In ogni caso ora la questione qua è discussa in Senato e tra un'ora e mezza avremo una risposta da Draghi che sarà rilevante. Che clima ha trovato qua? Un po' teso, facce dubbiose su quello che possono essere gli esiti di. Diciamo, una situazione che diventa anche un po' imprevedibile, cioè, le risposte in questi casi possono essere anche non razionali. Quindi, Va bene. Il dibattito, l'intervento di Draghi l'ha visto dalla tribuna o? l'ho visto dal web TV perché ero Ah, di ritorno ok. da Israele, quindi non. Ah, tornati, giusto perché ha fatto una missione in Israele. Ok. Deputati, diciamo, per mantenere le relazioni tra Italia e Israele, sono stati invitati al Knesset. Ma siamo orientati anticipatamente proprio per questa crisi, quindi la seguiamo con attenzione. Bene, grazie a Marco Rizzone per la disponibilità, deputato di Coraggio Italia. Qui la sala Garibaldi è un po', diciamo, un'arena dove si aspetta un po', si cerca di intercettare tutti i deputati per riuscire a raccogliere un po' qualche valutazione su quello che è successo. Devo dire che ci sono più giornalisti che parlamentari, quindi diciamo è particolarmente difficile, insomma, riuscire a raccogliere qualche valutazione da parte di deputati che quando sono liberi sono presi d'assalto da tutti quanti.
da tutti quanti. Io provo ad avvicinarmi a un senatore. Salve, sono in diretta su Radio Radicale, la posso disturbare? Scusi, sta bevendo un bicchiere d'acqua frizzante. Allora, se vuole glielo tengo io. Ma vabbè, vabbè. Allora, sono col senatore Gian Claudio Bressa del Partito Democratico per chiedergli cosa pensa di quello che ha visto e adesso che cosa succede in questa ora e mezza di sospensione. Dovrebbe domandarlo a chi l'ha chiesto la sospensione, perché noi siamo pronti a votare la mozione presentata all'onorevole Casini, quindi da senatore Casini, quindi non siamo noi il punto problematico. Forza Italia e centrodestra probabilmente dovrà trovare un chiarimento proprio interno, che però non so dire quale sia. Come ha trovato il modo di inserirsi in questa crisi da parte del centrodestra di governo e soprattutto se ritiene che il discorso che ha fatto stamattina Draghi li abbia in qualche modo indispettiti? La politica si giudica dai dispetti, vuol dire che non è possibile. No, non ho detto che Draghi ha fatto un dispetto. Se loro ti siano sentiti indispettiti, sto appunto dicendo che chi in politica si sente indispettito ha sbagliato mestiere. Draghi ha fatto quello che doveva fare. Gli era stato chiesto di venire in Parlamento, di spiegare le ragioni del perché aveva presentato le sue dimissioni, che non erano irrevocabili, tant'è vero che ne stiamo discutendo, e lui ha posto quelle che a suo modo di vedere sono le condizioni per poter continuare la legislatura. Né più e né meno di quello che mi sarei aspettato da chiunque si fosse trovato nella condizione di Draghi. Come le ho detto prima, la responsabilità delle risposte adesso sta alle porte presenti in Parlamento. Per quanto ci riguarda, la conferma della fiducia al Presidente Draghi è stata detta in maniera chiara e esplicita più volte. Senta, come ha trovato l'intervento? Intanto il senatore Bressa sta bevendo l'acqua, io gliela lascio bere. No, faccio... Allora, sono in grado di fare due cose assieme. Ah, va bene, ma l'importante è che non gli vada di traverso come a Conte sabato sera, ecco. Allora, senta, le volevo chiedere una cosa. Come ha trovato l'intervento del capogruppo del Movimento 5 Stelle e soprattutto il fatto, insomma, io non mi sembra che loro abbiano sciolto la loro riserva. Anche a me, io ho la sua stessa impressione, però le ripeto, non posso io dare risposte per altri gruppi. No, io le chiedevo solo un'interpretazione. La mia impressione è la sua impressione, non hanno sciolto nessun nodo. Senta, stasera qualcuno festeggia in un'altra capitale europea? Europea o insomma euroasiatica? Spero proprio di no, spero che qualcuno questa sera in una capitale euroasiatica gli vada di traverso la vodka. Va bene, io la ringrazio. Ringrazio il senatore Gian Claudio Bressa che adesso sta finendo il bicchiere d'acqua frizzante che aveva cominciato a bere quando sono andato ad importunarlo qui nella buvetta di Palazzo Madama. E provo a disturbare un senatore, sono in diretta su Radio Radicale, il senatore Dal Massa di Forza Italia, che è in commissione giustizia. Intanto, mentre stavo salutando il senatore Dal Massa, è passato il vicepresidente della commissione giustizia che ha fatto una battuta. Allora, senatore Dal Massa, che sta succedendo e che cosa ha determinato la posizione del centrodestra di governo? Beh, innanzitutto io ricordo che non pochi giorni fa il centrodestra ha votato la fiducia al governo Draghi. Qualcuno non l'ha votata, alcuni ministri del governo Draghi del Movimento 5 Stelle. Credo che prima di tutto questo paese abbia bisogno di essere decontizzato. E se ci sono queste condizioni è probabile che si ridiscuta in termini di valutazione, insomma, degli obiettivi che abbiamo davanti, che sono stati dettati dalla Draghi, alcuni condivisibili. Ci aspettavamo qualcosa di più, adesso attendiamo le repliche e di conseguenza valuteremo da farsi. Certo, non è la situazione migliore per l'Italia e per il Paese. Personalmente credo che sia anche difficile spiegare una posizione di contrapposizione rispetto alla persona Draghi, che a tutti gli effetti è il fideiussore dell'Italia. Senta, chi aspettava la richiesta della Lega, che poi è diventata anche quella di tutto il centrodestra?
Beh, la richiesta del, cioè, di Silvio Berlusconi è stata una richiesta di chiarimento subito dopo quanto accaduto al voto nella settimana, della settimana scorsa, di pochi giorni fa. Sono passati pochi giorni dove è accaduto un fatto molto grave, cioè una parte della maggioranza, il Movimento 5 Stelle, compreso i ministri, non hanno votato la fiducia al, non sul decreto, al governo. E rispetto a questo, oggi non ho sentito da parte dei 5 Stelle un passo in avanti, anzi ho appena sentito il... sono rimasti dove erano rimasti. Che addirittura contesta la politica estera del, del governo Draghi. Se si contesta la politica estera, la BCE della politica dice che sei fuori dalla linea di governo. Ho capito. Vuole dire, vuole fare una previsione su tra un'ora e mezza che succeda la ripresa, scappa Draghi, perché a un certo punto oggi qui c'è stato un siparietto abbastanza divertente, perché Draghi è uscito dall'aula e qui c'è stato il panico totale, perché praticamente c'è stato il panico totale perché come dire, tutti pensavano che andasse al Quirinale. Come diceva Niels Bohr, fare delle previsioni difficili, soprattutto se riguardano il futuro, anche se immediato. Bene, bellissima citazione, grazie al senatore dal MAS di Forza Italia, membro della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, che con questa citazione ci ha in qualche modo sintetizzato quello che pensa di questa situazione che si è venuta a creare. Senti Lanfranco, è proprio a questo proposito, quindi per diciamo ad adiuvandum quello che stavi dicendo te, cioè la preoccupazione, i rumors, no, dell'accelerazione della crisi, l'ADN Kronos ci conferma che sicuramente ci sarà il voto sulle risoluzioni in Senato e che questa precisazione viene fatta perché dopo l'intervento della Lega si erano fatti insistenti le voci di un'accelerazione della crisi e quindi fonti vicino al Presidente del Consiglio assicurano invece che Draghi attenderà il voto per decidere della permanenza del governo. Ok, chiarissimo. Allora, io adesso insomma ne voglio parlare di questa cosa con il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova, con quale avrei tante cose al quale avrei tante cose da chiedere. Comunque si va alla conta tra poco. Ma allora io credo di sì, cioè credo che dopo la replica il governo chieda il voto di fiducia. Adesso c'è un'ora e mezza, potrebbero maturare accordi diversi? Non credo. Se si fosse proseguito, quello sarebbe stato l'esito, ma io credo che quello debba essere l'esito, cioè di un'assunzione piena di responsabilità, anche perché gli interventi sono stati tutti contraddittori, sia quello del Movimento 5 Stelle che quello della Lega, che dice sembrava evocare un Draghi bis, che quello di Gaspari, Forza Italia, che si situava in mezzo. Certo, poi ci sono stati gli interventi a favore di Draghi, di quello che ha detto Draghi, dalla sua agenda per i prossimi 6 mesi, i prossimi 6 anni, come quello di Annavonino. L'intervento di Draghi stamattina le è piaciuto e le volevo chiedere se è vero che poi è stato questo intervento diciamo che ha fatto un po' cambiare posizione al centrodestra di governo, mentre il Movimento 5 Stelle è rimasto diciamo immobile nella situazione in cui si trovava ancora prima del dibattito. Ma guarda, rispondo prima alla seconda parte. Beh, è evidente che queste posizioni non sono state influenzate dall'intervento di Draghi, perché l'intervento di Draghi è semplicemente consistito nell'aggiungere la necessaria chiarezza, magari con qualche passaggio che poteva apparire rubido, ma era innanzitutto chiaro su quello che il governo è stato chiamato a fare e continuerà a fare, PNRR per capirci, su quello che il governo si è trovato a dover fare, che non era previsto, penso all'aggressione putiniana all'Ucraina, e quindi il governo è impegnato
in sede bilaterale, in sede europea, G7 NATO a sostenere l'Ucraina, il tema della crisi energetica con la differenza, la necessità di differenziare le fonti di approvvigionamento, una legge di bilancio che sarà molto più complicata del previsto, di quello che poteva pensare a febbraio. Quindi Draghi ha semplicemente detto con chiarezza che queste sono le cose, chi sostiene il governo deve sostenere questa agenda. Quindi era un elemento di chiarezza. E se la domanda è l'intervento mi è piaciuto, per questa ragione l'intervento mi è piaciuto, perché ha messo in evidenza, ha scandito quelle che sono le priorità di questo governo, che io penso coincidano in larghissima misura con le priorità per l'Italia, le necessità per l'Italia, ripeto, non solo per i prossimi 6 mesi, ma anche oggi. La parte internazionale dell'intervento di Licheri l'ha gradita e le volevo chiedere come l'ha trovato orientato da questo punto di vista questo tipo di intervento, prima di passare all'argomento successivo che è quello della questione internazionale di questa crisi. Ma Licheri non l'ho capito, perché non è il primo che me lo dice nel... Non ho capito dove andasse a parare, perché da giovedì ad oggi sono passata quasi una settimana, cioè non è che possono pensare di ritornare al punto precedente. Sul tema internazionale ha ribadito l'appoggio, va bene, all'Occidente, poi ha fatto il passaggio che io non condivido, che contraddicendo quello che aveva detto Draghi, che invece condivido, cioè sulla necessità di armare l'Ucraina, e non è vero che in questo momento quei missili che cadono sulle case dei civili davvero debba pensare che garantire la difesa agli ucraini sia un modo per alimentare la guerra. Io penso il contrario, che se Putin non trovasse resistenza sarebbe già preso tutta l'Ucraina, magari per fermarsi un po' e ripartire. C'è lo zampino di Mosca in qualcosa che abbiamo visto in questi giorni, perché oggi c'è più di un titolo sui quotidiani su quello che è successo già precedentemente nel Regno Unito e quello che sta succedendo da noi. Mosca si tiene lontana dalle polemiche dopo uno scivolone di Medvedev. Allora le volevo chiedere cosa pensa e se pensa che stasera, insomma, qualcuno festeggerà, scorreranno dei fiumi di vodka dalle parti del Cremlino. Io formulerei la domanda: qualcuno festeggerebbe? Qualcuno festeggerebbe, sì. Qualcuno festeggerebbe, e questa è una buona ragione per non farlo festeggiare, e mi auguro che il Senato consideri anche questo elemento. Le interferenze pubbliche non sono pericolose. Sono le interferenze che non si vedono nel caso ad essere pericolose, come è stato, pensiamo, al referendum sulla Brexit, le interferenze che viaggiano sui social, con i bot, gli account, il modo di rilanciare la propaganda dei siti russi. Questo, prima di formulare accuse vanno formulate in modo circostanziato e io non sono in grado in questo momento di farlo. Certo, la propaganda russa, in particolare sui canali dei social network, devo dire in Italia anche direttamente nelle televisioni generaliste, ma insomma, la propaganda russa ha inciso nel creare questo strato filo putiniano molto presente nella discussione, nella pubblica opinione, però questo andrà appurato. Le interferenze violente pubbliche, quelle di Medvedev per esempio, sono è un po' la punta dell'iceberg di quello che c'è sotto. Grazie al sottosegretario agli esteri Benedetto della Vedova, che ci ha spiegato le sue valutazioni su questo interessante e movimentato dibattito al Senato. Vedremo un po' come andranno le cose. Intanto qui la sala Garibaldi, il transatlantico di Palazzo Madama è sempre pieno.
insomma, cerco un po' di prendere. Ti posso disturbare? Sono in diretta su Radio Radicale. Allora, sono con la Presidente della Commissione Trasporti della Camera, la deputata di Italia Viva, Raffaella Paita. Scusate, vabbè, può capitare. Allora, la vecchiaia... Senti, allora, Lanfranco, puoi dire anche alla Presidente Paita che è uscito un altro flash dove fonti del governo fanno sapere che è escluso un Draghi bis. Senza la fiducia, la crisi è nelle mani del capo dello Stato. Ok, allora si va verso un Draghi, l'ipotesi è quella di un Draghi bis. Allora, le volevo chiedere come ha trovato questo dibattito e poi tutte le sorprese successive dalla posizione del centrodestra unito all'indecisione del Movimento 5 Stelle. Io ho trovato l'intervento di Mario Draghi un intervento netto, molto coraggioso, limpido, pulito, di più, come dire, non posso dire, anche e soprattutto diciamo per i temi poi principali, sono quelli che fanno a cuore a me: collocazione internazionale, europeismo, il tema diciamo della riforma sia del sistema degli appalti che della sburocratizzazione, la necessità di essere maggiormente indipendenti sul fronte energetico, quindi rigassificatore ma anche termovalorizzatore, cioè sono contenuti riformisti molto utili al paese, per i quali ha fatto bene ad essere netto. Mi ha stupito, come dire, che qualcuno si sia sorpreso. Sono le cose che Draghi ripete da moltissimo tempo e peraltro sono quelle utili all'Italia. Si aspettava questa evoluzione o involuzione del dibattito nel centrodestra di governo? Allora, loro oggi hanno, dalle testimonianze che ho raccolto, insomma, sono rimasti quasi tutti immobili e diciamo tesi durante il dibattito di Draghi, perché hanno accusato Draghi di essere andato in là con la programmazione dell'attività di governo. Ripeto, nei contenuti io francamente non capisco in che cosa possano diciamo chiedere dei distinguo, perché sono tutti processi in atto, legge deleghe, a partire diciamo da quella sul fisco, per finire a quella degli appalti, ancora quella su concorrenza, cioè per citare alcuni dei temi trattati. Quindi diciamo mi sorprende la loro sorpresa. Per quanto riguarda il tema invece posto, diciamo, cioè il fatto che i 5 Stelle, che hanno aperto irresponsabilmente questa crisi, siano fuori diciamo da questo governo, naturalmente poi tutte queste decisioni spettano a Draghi, però è chiaro diciamo che per quanto ci riguarda noi abbiamo già fatto chiarezza sul futuro, cioè noi con chi apre una crisi così irresponsabilmente non potremo mai essere alleati, e quindi come dire diamo già un giudizio di merito in riferimento alla nostra visione del paese e del futuro rispetto anche alle alleanze che ci saranno. Quello che oggi mi sento di dire è che noi abbiamo un grande bisogno tutti quanti di portare il paese fuori dalle stette ed evitare che inflazione, rischio recessione, appunto crisi energetica, situazione internazionale si ribaltino in modo pesante nei confronti delle famiglie, soprattutto dei più deboli. E per fare questo ci vuole un governo in sella, un governo diciamo guidato dalla persona più autorevole di cui disponiamo, e questa persona è Mario Draghi. Quindi si mettano tutti un po' una mano alla coscienza, perché in questo momento diciamo così come stiamo facendo noi, che abbiamo tenuto una posizione responsabile e seria durante, non solo facendo in modo che Draghi diventasse Presidente del Consiglio, ma anche difendendo le politiche in tutti questi mesi, prima di tutto l'Italia, ecco. Certo. La Lega vuole il Ministero dell'Interno, vuole cacciare la Lamorgese con un Draghi bis. Non so se ha avuto questa impressione. Non lo so, ma francamente questo tema diciamo più legato ai ruoli, alle poltrone. Lei l'accetterebbe un governo Draghi bis con Salvini? La ringrazio del complimento, ma non essendo Mario Draghi e non potendo diventare Mario Draghi, dubito. No, va bene, insomma. Però insomma. Io penso che non sia il tempo di parlare di poltrone, è il tempo di parlare di contenuti, di idee, di far lavorare Draghi e anche diciamo di salvare questo governo. Poi la composizione, il modo, gli equilibri, il contesto lasciamolo decidere a chi in questo momento diciamo ha la responsabilità di decidere, cioè il Presidente del Consiglio. Noi abbiamo
fiducia in lui, ma anche un grande senso di rispetto. Ecco, guardate, Italia Viva ha tenuto durante tutta questa vicenda una posizione chiara, intelligibile, seria, e ha pensato sempre in ogni istante al bene del paese. Quando noi diciamo che ci vogliono i rigassificatori, lo diciamo perché... L'ha detto anche Draghi oggi. Ecco, non vorremmo mai che, come dire, in autunno, in inverno, ci fosse la necessità di razionalizzare, per esempio, l'utilizzo, diciamo, dei riscaldamenti per i nostri anziani nelle case di riposo, eccetera. Quindi, come dire, chiediamo di sviluppare il paese per difendere proprio chi è in una posizione di maggiore debolezza. Capisco che chi invece, diciamo, ritiene che, come dire, di essere già in una condizione in cui non rischia niente, non si ponga questi problemi. Oggi essere a favore dei più deboli è fondamentalmente, come dire, parallelo al fatto di sviluppare il paese. Io la vedo così, altro che decrescita felice. Tanta crescita è il più felice possibile. State a festeggiare a Mosca per questa situazione? Beh, diciamo che a Mosca hanno già fatto capire di essere particolarmente interessati a un indebolimento del fronte occidentale e europeista nell'ambito, diciamo, di questa crisi che c'è. Quindi non so se festeggeranno, perché spero ancora che ci sia una ricomposizione, e spero che invece saremo noi a festeggiare il fatto che, come dire, la nostra opposizione a certi sistemi significhi anche un avanzamento ulteriore delle posizioni, ripeto, del fronte occidentale e degli europeisti. Bene, grazie a Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati di Italia Viva. Grazie, scusi ancora per... Grazie, arrivederci. Allora, io provo ad avvicinarmi a senatori molto esperti qui di Palazzo Madama. Sono in diretta su Radio Radicale, ecco, con il senatore Andrea Causin di Coraggio Italia, ecco. Allora, senatore, qui abbiamo assistito in questi giorni a tutto il contrario di tutto. Allora, lei viene dall'associazionismo, abbiamo visto questa mobilitazione dell'associazionismo che non è bastata a fare da argine alle posizioni politiche di alcuni partiti, di alcuni gruppi parlamentari. Allora, che cosa è successo in queste ore con questo dibattito, dove noi ci aspettavamo un confronto in un determinato modo e ci troviamo di fronte all'ipotesi di un Draghi bis, dopo aver saputo che Draghi in qualche modo non accettava compromessi? Che è successo? Intanto manca ancora 45 minuti, qui dobbiamo vedere cosa capita. Un tempo di una partita di calcio, però chiaramente è un dibattito assolutamente dissociato dalla realtà, nel senso che Draghi nel suo intervento iniziale ha dipinto bene le ragioni di un appello che non è fatto sulla simpatia di Draghi, ma è fatto sulla consapevolezza del mondo produttivo e delle realtà sociali ed economiche del paese, che solo la sua credibilità oggi di primo ministro sul piano internazionale può tutelarci dall'essere in balia dei mercati, delle speculazioni finanziarie. Possiamo continuare ad avere un debito pubblico importante se abbiamo una persona credibile che guida il paese. Quello che è successo in Parlamento è completamente assurdo, perché i partiti non hanno capito che non era questa l'occasione per fare il fallo di reazione, e in modo particolare a me è stupito il Movimento 5 Stelle che, insomma, dopo 6 giorni di dibattito non ha ancora avuto coraggio di dire una parola di verità, dire: noi Draghi non ci ispira più fiducia, gli togliamo la fiducia e ritiriamo i ministri. Questa sarebbe stata una parola di verità e anche, credo, di dignità. Poi quello che capiterà, insomma, lo vedremo tra 45 minuti. Ecco. Il Draghi bis lo prendo da te, mi sembra molto singolare che ci possa essere, però. Però si va anche al voto, si votano le risoluzioni. Sì, si votano le risoluzioni, però dal punto di vista tecnico, se ciascuno presenta la propria risoluzione, possiamo scoprire che Draghi, che è uscito con una maggioranza di 179 voti il 14 di luglio, oggi rischia di non avere una maggioranza superiore ai 100, cioè quindi... Di fatto, se ciascuno vota le proprie risoluzioni, non si prende atto che non c'è una maggioranza per sostenere un governo successivo. Quindi io la vedo molto complicata. Le ha dato, per esempio, a lei, no? Le ha dato fastidio che c'ha una formazione di centrodestra, no? Anche se viene da un mondo di centrosinistra,
Siamo solo un cattolico sociale di centrodestra. Di centrodestra, vabbè, esiste anche, quello. Un ibrido. Però è una ricchezza per tutti questa cosa. Allora, lei avrà capito molto bene questo movimentismo dell'associazionismo pro Draghi. Allora, le volevo chiedere cosa può aver irrigidito oggi alcuni gruppi parlamentari del centrodestra di fronte al discorso di lungo respiro di Draghi. Ah, una cosa molto semplice, l'idea di correre dietro a Fratelli d'Italia e la Meloni. Cioè di dire non abbiamo paura delle urne, ci confrontiamo subito e capitalizziamo subito un consenso che è quello di Forza Italia e della Lega che oggi è in rapida discesa. È chiaro che le persone non sono stupide, penso ai sindaci che hanno firmato l'appello, tra cui il primo è stato Luigi Brugnaro, che è anche il sindaco di Apprezzato d'Italia, i sindaci, i presidenti delle sezioni, le sezioni di categoria. Insomma, se il centrodestra si assume la responsabilità di tirare la corda e di romperla, non è che ne trae beneficio sul piano elettorale. Chi ne trae beneficio sarà Fratelli d'Italia che raccoglierà il dispiacimento del Movimento 5 Stelle oppure di quelli che riterranno che il centrodestra è completamente inaffidabile. Quindi chi oggi fa questa operazione rischia di affidare un 40% di elettorato a Fratelli d'Italia. Berlusconi è stato inghiottito da questo effetto domino? Ma penso di sì, penso forse che ci sia un problema anche legato a cosa viene trasferito da parte del suo entourage, perché anche per limiti fisici di età lui non è qui e non sta vivendo in queste ore nel palazzo l'evoluzione della crisi, la vive per diciamo di riporto e bisogna capire che se chi riporta sono persone che gli fanno un quadro specifico disinteressato o se sono semplicemente delle persone che gli trasferiscono quello che gli vogliono trasferire. Ecco, Lanfranco, a proposito Lanfranco, cioè a proposito di questo e del discorso che state facendo con l'onorevole Causin, Silvio Berlusconi, ce lo riferisce l'AGI, ha avuto colloqui con il capo dello Stato Sergio Mattarella e con il presidente del Consiglio Mario Draghi e li ha informati della posizione di Forza Italia e di tutto il centrodestra di governo. E questo appunto alla vigilia del fatto che sicuramente si andrà al voto sulle risoluzioni, che come facevano sapere prima, forse non ci siamo capiti, ma insomma in realtà facevano sapere fonti di Palazzo Chigi che non si va verso il Draghi bis, quindi c'è la parola passa in caso di crisi nelle mani del capo dello Stato, che appunto avrebbe incontrato nelle ore, non sappiamo perché l'AGI non ce lo dice, Silvio Berlusconi, che ha informato della posizione di Forza Italia e del centrodestra di governo. Ok, allora abbiamo capito, mi sembra che... Berlusconi ha informato il capo dello Stato della posizione del centrodestra unito che si va verso un Draghi bis, ammesso che sia Draghi a ricevere l'incarico del Presidente della Repubblica. Se fosse questo ci sta tutto, con l'anomalia che i 5 Stelle non hanno dichiarato ancora la non fiducia. Ecco, dipende da quello che succederà nella votazione delle risoluzioni, perché se si farà sintesi su una risoluzione che secondo me dovrebbe essere anche molto semplice, cioè preso atto delle comunicazioni del Presidente del Consiglio... Si sostiene quella di Casini? Io non ho letto quella di Casini, non l'ho letta, però se è di una riga va bene, cioè, perché di fronte all'intervento di Draghi e anche alla forza con cui ha posto questo intervento, per salvare la maggioranza e per salvare un periodo di governo in una fase molto delicata, l'unica cosa che si può dire è che si prende atto e si approvano le comunicazioni del Presidente del Consiglio. Cioè, se c'è una maggioranza su una risoluzione di questo tipo, c'è una prospettiva di andare avanti e di fare le cose importanti di cui il Paese ha bisogno. Se invece si frantumano le risoluzioni, ciascuno vota la propria, è chiaro che bisogna prendere atto che ormai la maionese è impazzita. Lei che è stata in aula stamattina, che facce ha visto? Perché lei che idea si era fatta a vedere le facce dei senatori, dei vari schieramenti su come sarebbe andato? Ma non solo quella di senatori, anche del governo. Cioè la sensazione è che nessuno fosse consapevole di quello che stava capitando. Ed è preoccupante che un paese importante come il nostro, sul piano economico, sul piano anche del posizionamento internazionale, oggi abbia le istituzioni che siano in balia dell'ora e mezza per trovare la soluzione. Questa è una cosa veramente allucinante che credo non appartenga a nessuna democrazia evoluta del mondo occidentale. Fa riflettere, e fa riflettere anche il motivo per cui ci siamo arrivati, cioè le,
le successive leggi elettorali che hanno portato tecnici al governo che non hanno nessun tipo di sensibilità politica o politici in Parlamento che non hanno nessun tipo di cursus honorum e nessun tipo anche di competenza, perché poi è vero che fare politica vuol dire conoscere gli emendamenti, il processo legislativo, e va bene che lo faccia anche un avvocato, però poi la politica è l'arte della mediazione, questa cosa qua la impari nella militanza, nel Partito Radicale, nelle associazioni, in tutte le cose, tutte quelle cose che cominci da ragazzo. C'è gente qui che arriva a 50 anni e magari con 20 click, oppure perché hai messo una lista bloccata perché è simpatica di partito, e poi l'effetto è questo, che ci sono delle istituzioni oggi che sono completamente in balia di se stesse e che non riescono a governare un paese in un momento così delicato. Chi festeggia stasera? In quale capitale estera? A Mosca festeggiano sicuramente, secondo me, festeggiano sicuramente, si godono lo spettacolo. E poi speriamo, insomma, la nostra comunque è una democrazia che ha anche una storia, speriamo di avere gli anticorpi per superare questa fase delicata. Se abbiamo retto questi 4 anni, hai voglia anticorpi. Sì, però come diceva il mio parroco, al peggio non c'è mai fine. È vero. Uno che non ti piace magari arriva. Quando, infatti io dico, non condividevo per esempio le posizioni di Pietro Italia dei Valori, no? Perché sono anche un garantista. Quando Italia dei Valori è scomparsa è arrivato il Movimento 5 Stelle, quindi non è detto che la scomparsa del Movimento 5 Stelle sia foriera di novità. No, non so, per esempio, Fratelli d'Italia e il gruppo dirigente che loro hanno al 40%, che cosa possa significare dal punto di vista anche del governo della nostra democrazia. Io da persona che è nata in una famiglia fortemente di fascista... Antifascista. Mio nonno paterno è stato antifascista, anche se non era antifascista rosso, era antifascista bianco. Ho un po' di urticaria a pensare che un partito che... nasce come erede del Movimento Sociale Italiano, possa arrivare al 40% e possa condurre il nostro paese. Insomma, qualche problema ce l'ho, e penso che ce l'abbia anche il signore che sta al Quirinale, che ha una storia personale di un certo tipo. Insomma, sfidare l'incarico a persone che vengono da quella storia lì non credo sia molto semplice. Però la Costituzione dice che va affidato a loro, si vincono le elezioni in modo netto, per cui non ci si potrà sottrarre da questo percorso, come non ci si è potuti sottrarre dal fatto che il Movimento 5 Stelle aveva preso il 35% nel 2018. No. Giustissimo, lineare. Grazie Andrea Cautini di Coraggio Italia. Lanfranco, così ti leggo quest'oggi, così speriamo di aver chiarito anche a chi ci ascolta. Allora, nessuna riunione di maggioranza è in corso, c'è comunque uno spazio per una trattativa, ma non sul Draghi bis, quindi il Draghi bis non è in discussione, Draghi non è disponibile. Okay. Al momento, dice, la situazione dopo la sospensione dell'aula richiesta da Forza Italia, cioè si punta al voto e spiega una fonte ministeriale, si può arrivare alla sostituzione di quei ministri pentastellati che non voterebbero la fiducia. Se la situazione dovesse precipitare, la palla tornerebbe nelle mani del capo dello Stato. Non si esclude comunque la possibilità di un accordo per arrivare alla legge di bilancio e poi ad elezioni dopo lo scioglimento delle Camere, ma gli spazi di trattativa sembrano strette. Il Premier è orientato a Chigi, Berlusconi, come dicevamo, ha sondato il Premier e il Colle, e anche Matteo Salvini ha avuto un colloquio telefonico con Sergio Mattarella. Ok, allora... chiaro, insomma, la situazione è cambiata nell'arco di pochi minuti da quello che mi riferisci. Io mi provo a rituffare dentro la buvetta di Palazzo Madama per cercare un po' di intercettare qualche deputato. E provo ad agganciare un deputato di Forza Italia alla Camera, l'onorevole Nevi. Sono in diretta su Radio Radicale. Ti posso disturbare? Ho fatto scappare da Bergamini, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Allora, Bergamini non può parlare, quindi va via. Allora, onorevole Nevi, lei è un deputato di Forza Italia. Oggi qui con quasi tutta la Camera è venuto a vedere quello che sta succedendo. Allora... Draghi ha fatto sapere che non sarebbe favorevole a un Draghi bis e non vuole succedere a se stesso come accade a Spadolini. Allora, che cosa succede? Pensa che si farà una trattativa per un ampio rimpasto come avvenne nel 1990? Ma non lo so, guardi, adesso è presto per dirlo. Noi abbiamo posto dei temi,
che il senatore Gasparri ha ben rappresentato nel corso del dibattito. Ora c'è una riflessione in corso, chiaramente valutazioni anche dal presidente Draghi, poi ci sarà la replica del presidente, quindi siamo qui che aspettiamo la replica, poi ci si organizzerà di conseguenza. Poi la cosa a mio avviso è ancora lunga. Trova naturale il fatto che per 2 o 3 settimane si è discusso della crisi di governo e poi qui al Senato dobbiamo concludere in 1 ora e mezza tutto un accordo per un rimpastone nel Draghi, del Draghi 1? Ah no, infatti non è così, nel senso per una settimana c'è stato un problema serissimo, che è stato l'atteggiamento del 5 Stelle, che è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso che loro hanno esasperato nei giorni passati. Adesso stavo qui e parlavo con i miei colleghi della Commissione Agricoltura del decreto legge sulla peste suina e su sia Renato, perché Patuanelli aveva dei problemi con l'anima più ambientalista del movimento, diciamo. Ecco, questa è una delle cose che si possono raccontare, ma ce ne stanno altre 10-15, quindi c'è un problema, come ha detto giustamente Draghi, si è rotto il patto di fiducia e quindi bisogna ricostituirlo. Se tutti sono d'accordo, se si riesce a trovare una soluzione, beh, altrimenti si voterà. Resterà questo Draghi? Questo governo Draghi? Abbiamo detto che siamo disponibili ad andare avanti con il presidente Draghi. Certamente bisogna ridefinire il perimetro della coalizione, perché noi pensiamo che non si possa più andare avanti con questo 5 Stelle, a meno che non rinnegano tutto ciò che hanno detto fino a ieri. Insomma, non possiamo continuare ad andare avanti con chi pianta bandierina in continuazione e chi pensa, diciamo, di condizionare un esecutivo che è nato. Le è piaciuto l'intervento di Licheri? Licheri ha fatto il suo dal suo punto di vista, io chiaramente non condivido, però insomma. Ma aspetta, le sembra naturale il fatto che loro, dopo giorni e giorni di dibattito, di confronto, non siano riusciti a esprimere qualcosa? Cioè, allora esprimono quella che è la loro posizione, è rispettabile, ma non condivisibile dal nostro punto di vista. Quindi mi pare che però l'unica cosa seria che ha fatto Licheri, e forse non poteva fare diversamente, è ribadire che insomma loro hanno bisogno di risposte su quei punti e sulla loro agenda, come se adesso il problema del paese fosse andare appresso ai 5 Stelle perché hanno perso consenso e vogliono recuperarlo. Ecco, quindi questo chiaramente è inaccettabile. Quindi vedremo, adesso siamo qui tutti quanti in attesa per capire quello che succederà, e serenamente affronteremo questa. Serenamente, insomma, momento particolarmente. No, vabbè, sì, no. Speriamo che sia breve. Ecco, l'unica cosa sicura è questa, è che il paese non ha bisogno di perdere tempo, quindi bisogna accelerare al massimo, cercare di concludere in un verso o nell'altro questa crisi e decidere di tornare a occuparci dei problemi veri del paese. Bene, ringrazio l'onorevole Nevi, lo chiedo scusa per averlo sottratto alla Bergamini. La radio radicale è sempre disponibile. Grazie. Ciao, no, Benedetta Fiorini della Lega non parla. Aspettiamo un attimo. Va bene, io me ne vado via subito. Buon caffè, prego. Un bacio. Un bacio, grazie. Almeno ho rimediato un bacio da Benedetta Fiorini, che non è poco. Allora, io provo ad avvicinarmi a un senatore del Movimento 5 Stelle che sta mangiando. Non vuole parlare in diretta su Radio Radicale? No. Allora, non, scusi tanto, scusi il disturbo. Magari ti mandavo il boccone di traverso come è successo a qualcun altro. Allora, noi vediamo un attimo se riusciamo. Salve, senatrice, la posso disturbare? No, ho provato ad avvicinarmi alla senatrice Pergresi, che è una senatrice della Lega, che non si è voluta fermare, e provato anche ad avvicinarmi a un altro parlamentare del Partito Democratico, ma non lo disturbo perché stavo parlando con un altro giornalista. Ciao, ti posso disturbare? Sono in diretta su Radio Radicale?
Ah, sono in diretta con un deputato della Lega, amico di Radio Radicale, tra l'altro ci ha sostenuto durante il periodo in cui qualcuno non ci voleva bene. Allora, si presenti, senatore, lei è il senatore calabrese che è... Parlamentare sono io. Parlamentare, sì, deputato calabrese. Sì. Senatore, onorevole... Domenico Curtuelle. Curtuelle, allora... Allora, onorevole Curtuelle, che cosa è successo oggi... E che cosa succederà tra un'oretta? Intanto parliamo di quello che è successo oggi. Si sono consolidate le posizioni che erano già abbastanza chiare per quanto riguarda soprattutto il centrodestra. Ci sono diverse vie, almeno tre. Quella più attendibile è quella di dare la possibilità a Draghi di poter rimanere al governo senza i 5 Stelle e sicuramente con un rimpatto di governo che dia la possibilità di portare avanti a termine dei punti e degli obiettivi che siano il più aderenti possibili con quella che è la realtà. Quindi questa al momento è l'ipotesi più accreditata? Questa è la richiesta che per tramite del nostro capogruppo qui al Senato, senatore Romeo, noi abbiamo fatto. Cioè vogliamo essere responsabili, siamo ancora disponibili affinché il governo e l'Italia possa avere in questa fase emergenziale un governo solido e stabile, purché ci sia un cambio di passo, purché si palesi immediatamente nelle prossime ore una discontinuità che inevitabilmente deve contemplare un nuovo governo con una forte presenza della Lega. Cioè un governo rimpastato o un nuovo governo? Cioè un governo? Un nuovo governo capace di affrontare i prossimi mesi con molto più vigore e decisione di quanto non si sia visto negli ultimi giorni. Nel dibattito di oggi avete chiesto il Ministero dell'Interno? Nel dibattito non è stato chiesto nessun ministero, non è una questione di poltrone strettamente connesse al partito di appartenenza, è una questione di cambiamento, perché ad oggi i ministri e il governo che sono in carica non sono più rappresentativi. Il Movimento 5 Stelle è fallito come se fosse un'azienda, dal 2013 ad oggi ha detto tutto il contrario di tutto, era entrato per aprire i parlamenti come una scatoletta di tonno, in realtà è diventata il tonno, in realtà è stata cambiata da quel sistema che loro volevano cambiare, e quindi questo governo non è più rappresentativo, essendoci una forza che ha fatto mancare la fiducia in una fase così importante e delicata per la nostra nazione a questo governo. Che ne pensa dell'intervento di Licheri? Mi sembra che loro non abbiano fatto un passo rispetto alle non posizioni. È un intervento fortemente rappresentativo di un movimento, quello 5 Stelle, che era, è e sarà fuori dal mondo sempre. Un intervento di un rappresentante di una forza politica che ad oggi ha dimostrato di non avere aderenza con la realtà, facendo riferimento per esempio alla questione del reddito di cittadinanza. È palese che è uno strumento che certamente è in vigore in molte nazioni della nostra Occidente, della nostra Europa, in Italia, anziché produrre lavoro, anziché essere un incentivo all'occupazione, è stato un disincentivo. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle è riuscito, di fronte ad una crisi come quella che è stata scatenata dal soggetto che rappresentava, a negare anche questo. Quindi stiamo parlando di un movimento che ormai è al collasso. Vuole dire qualcosa sul Partito Democratico? E ieri, quando ha saputo che Letta era andato da Draghi, c'era rimasto male. Insomma, di solito quando si fanno queste cose le si concerta tutti quanti insieme e non, insomma. Beh, certamente c'è stata una mancanza di garbo istituzionale relativamente soprattutto alla Lega, che è la prima forza all'interno del Parlamento, quindi sicuramente c'è stata un'assenza di garbo che però poi è stata colmata dal Presidente Draghi. È stata una fase delicata che però poi si è affrontata, si è sicuramente superata. La fase, quella più difficile, è questa. Lei si è arrabbiato stamattina quando ha sentito l'intervento di Draghi? C'è qualche parte dell'intervento di Draghi che non le è piaciuto? Ma, se ci vuole...
era un intervento a 365 gradi su quello che si è fatto fino ad oggi e su quello che bisognerà fare. Ovviamente nell'azione di questo governo, che è un governo di emergenza nazionale, ciascuno di noi comunque appartiene al proprio partito, ha le proprie idee e ha le proprie sfaccettature, non si può essere sempre d'accordo, e quindi non si è sicuramente d'accordo al 100% con quello che ha detto Draghi, ma questo ci sta perché è un intervento rappresentativo a 360 gradi di un governo che ovviamente è solo di emergenza nazionale. Grazie all'onorevole Furgiuele della Lega, scusami per l'errore, ma qui oggi ero tarato sulle domande ai senatori, però ho visto che c'erano parecchi deputati, quindi mi sono confuso. Certo. Senti Lanfri, è arrivata un'ansa che ci fa sapere che il Presidente della Repubblica avrebbe, quindi condizionale, avviato delle consultazioni telefoniche sentendo i leader della maggioranza per fare il punto sulla situazione dopo il dibattito parlamentare, e se così possiamo anche sorridere pure noi, tra le ipotesi invece qui ci dice l'ANSA si ragiona anche quella di un Draghi bis sullo sfondo lo scioglimento delle camere, quindi diciamo grande confusione sotto al cielo e il Draghi bis c'è ma anche no. Ok, va bene, allora c'è un ping pong tra il Draghi e il Draghi bis, va bene. Prendiamo atto di queste ultime notizie e certamente non disperiamo che nelle prossime ore ci possano essere ulteriori capovolgimenti. Grazie all'onorevole Furgiuele della Lega, ho disturbato il senatore La Russa che stava facendo una dichiarazione alle televisioni. Tra l'altro in questo momento al Senato c'è anche un incontro fra il segretario del PD e di Leo articolo 1, Letta e Speranza, con il presidente Conte. Quindi insomma le trattative sono ampiamente in corso. Allora io mi avvicino per intervistare per la seconda volta, se posso. Sono in diretta su Radio Radicale, la disturbo? Sono col senatore Gianluigi Paragone, che oggi intervisto per la seconda volta perché ero molto interessato a sapere cosa pensa di... aspetta, mi stavo mettendo seduto vicino a lui, ecco qua. Grazie, ringrazio la collega della Reuters, Giselda Vagnoni, che mi ha dato la sedia. Allora, senta senatore Paragone, allora oggi abbiamo visto un po' di tutti i colori, allora le volevo chiedere cosa pensa Italexit e lei di quello che ha visto oggi, perché noi ci eravamo sentiti dopo l'intervento di Draghi, ma sono successe diverse cose. Ma secondo me Draghi paga l'inesperienza del gioco parlamentare, nel senso che lui questa crisi non l'ha saputa gestire. È normale quando non si ha un minimo di grammatica istituzionale. Lui è entrato dentro questa crisi, i cui tempi sono stati dilatati, senza una roadmap, e quindi ha praticamente anche lui si è ritrovato a dover gestire il contropiede degli altri, cioè lui è entrato con il suo discorso e pensava che a fronte di un discorso molto netto, molto duro, anche a tratti spigoloso, gli altri dicessero sì, ok, ci accontentiamo. Quanto sei bravo. Sì, ok, ci accontentiamo perché c'è l'emergenza, perché bla 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 bla. E qualcuno a un certo punto invece ha detto no, a me non sta bene così, e quindi ha giocato di contropiede. Lui questo contropiede non è stato in grado di gestirlo perché non aveva contezza delle posizioni dei gruppi parlamentari, e adesso non so che cosa fare, quale sarà il punto di caduta. Se dovessi scommettere, io scommetto su delle dimissioni di Draghi. Draghi bis? No, io penso, se dovessi concedere il Draghi bis su quello che ha chiesto la Lega, vuol dire che a questo punto cade tutta il discorso e tutta la retorica della maggioranza larghissima, dell'unità e quant'altro. Quindi vuol dire che tutto sommato non ha alternative in mano, non ha altre carte, gli altri sono andati a vedere e il punto lo perde, e ci perde anche secondo me la faccia. Sono... Senta, senatore Paragone, le leggiamo da studio, ovviamente chiedendo sempre scusa se ci intromettiamo, però insomma abbiamo le agenzie di fronte.
Allora, i senatori del centrodestra voteranno solo la loro risoluzione. Che esclude il Movimento 5 Stelle. Esatto. Per un nuovo governo profondamente rinnovato, guidato ancora da Mario Draghi e senza il Movimento 5 Stelle, quindi Lega e Forza Italia. Secondo me però, se si dovesse arrivare ad un voto e si dovesse arrivare ad avere una maggioranza esattamente come uscita da questo... Da questa logica, che è una logica successiva all'intervento di Romeo, quindi vuol dire che al PD va bene, a articolo 1 va bene e allo stesso Draghi va bene, però cade il discorso della grande intesa larga ed altro. Poi sai, il Movimento 5 Stelle ha fatto il suo spariglio, ha detto no, ma noi siamo disposti a votare. E se questa cosa la votasse provocatoriamente anche il Movimento 5 Stelle per giocare di spariglio e mettere tutti in difficoltà, cioè secondo me veramente tutto si sta mettendo su un crinale illogico. Allora, oggi abbiamo scoperto quindi che Paganini non ripete, però Draghi ripete. Potrebbe ripetere. Non lo so, però se Draghi dovesse ripetere vuol dire che non è il Super Mario Draghi entrato dal danzoso in Senato. Cioè vorrebbe dire che lui, tutto sommato, questa grandezza, questo mito che si trascina dietro da tempo è un mito di cartone, perché al primo spariglio del centrodestra lui accetta. Senta, vuole dire qualcosa sui fratelli del Movimento 5 Stelle che hanno, cioè l'intervento di Licheri, come l'ha trovato? Lei ha una posizione lineare molto chiara. Il Movimento 5 Stelle tutte le posizioni le ha giocate tutte in questa legislatura. La disaffezione verso il movimento in 4 anni non è che nasce a caso, nasce perché chi si era fidato di loro alla fine li ha misurati per quel che sono, e quindi assolutamente anche un po' sciocchi nell'asservirsi e a farsi andare bene qualsiasi opzione. Ora, anche adesso, cioè adesso è proprio, si vede che è una giocata tattica, perché alla fine ha detto va bene, noi voteremo la fiducia a Draghi. Dopo tutto quello che è successo, dopo le interminabili nottate a fare riunioni, mal di pancia, dramma dentro il movimento, alla fine dice no, ma noi comunque siamo favorevoli a votare. Quindi aveva ragione Crippa. Crippa superstar. Ah, ci possiamo dire mercoledì Crippa. Alla fine è così, quindi non lo so. Io vi dico, a me pare che tutta questa prosopopea sul paese che va salvato, il paese del PNRR, il paese del caro bolletta, caro vita, caro bla 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 bla, alla fine come si riduce, come si risolve tutto? In un Draghi bis senza Movimento 5 Stelle, e quindi vuol dire che la Lega può governare ancora una volta con il Partito Democratico. Dopo non so che razza di campagna elettorale faranno. Faranno concorrenza, il Movimento 5 Stelle farà concorrenza a Italexit. Il Movimento 5 Stelle ormai i voti li ha già persi, quindi se pensano di infilare di nuovo il dentifricio dentro il tubetto, si sbagli. Va bene, grazie a Gianluigi Paragone per la disponibilità. E anche per queste immagini poetiche. Senti, Franceschini, il ministro per i beni culturali, insieme a D'Incà, che ricordiamo ministro per i rapporti col Parlamento, ha incontrato Giuseppe Conte. E l'incontro, apprende l'Ansa, è avvenuto negli uffici dei 5 Stelle al Senato, appunto adesso che c'è questa sospensione. E anche Letta ha riunito i ministri, le capigruppo, i dirigenti DEM, il capo della segreteria, e poi si sono uniti, si è unito da poco anche Speranza. Quindi in realtà c'è tutto, ovviamente si riuniscono. C'è una serie di incontri, diciamo... un incrocio di trattative per vedere come uscire da questa situazione di impasse. Allora, vediamo un po' se c'è qualcun altro che può raccontarmi un po' cosa pensa di questa giornata e di quello che
e di quello che sta succedendo in questo momento iperdelicato. Tra l'altro mi sta passando davanti Dinka, inseguito da una quarantina di giornalisti che cercano di strappargli una dichiarazione senza peraltro riuscirci. Tra l'altro adesso la folla dei giornalisti si è spostata nell'ala dei gruppi parlamentari qui al Senato, dove sono gli incontri, praticamente, certo. Presumibilmente si stanno, certo, svolgendo tutti gli incontri, arrivano leader qui, tra l'altro ci sono tutti i parlamentari che tra l'altro credo che ci sia anche un incontro di Forza Italia. Adesso c'è un incontro di Forza Italia, me l'ha detto il sottosegretario all'editoria Molles. Posso strapparle una dichiarazione in diretta? Ora, radio... no, dopo. Bene. Vuole salutare gli ascoltatori di Radio Radicale? Saluti agli ascoltatori, un abbraccio a tutti. Ecco, allora, grazie sottosegretario, saluto, anche a lei. Un saluto, l'abbiamo strappato, vediamo un po' se adesso riesco a ottenere un'altra dichiarazione. Vediamo, ecco, per esempio, se... Salve, sono in diretta su Radio Radicale, la posso disturbare? No, non la... Sei in silenzio stampa, vuole salutare gli ascoltatori di Radio Radicale. Sottosegretario Cecilia Guerra, vuole salutare gli ascoltatori. Vi saluto e speriamo che vada a finire bene. Ecco, allora, grazie al sottosegretario all'economia Cecilia Guerra. Vediamo un po' se troviamo qualcuno più loquace, anche perché io ho l'impressione che si stiano svolgendo tutti questi incontri di gruppo, e molti sono spariti, tranne i deputati che ovviamente restano qua in giro per cercare un po' di capire che cosa succede, che cosa succederà tra qualche minuto, per capire un po', insomma, da che parte si va a parare. Quindi negli ultimi 5 minuti sono spariti tutti quanti, però un parlamentare, sono in diretta su Radio Radicale. Io adesso ho incontrato un amico di Radio Radicale, il senatore Scilipoti, sono in diretta con lui. Allora, senta senatore, che cosa pensa di quello che ha visto oggi, che immagino sia molto diverso da quello che accadde nel lontano 2010 e che la vide protagonista alla Camera insieme al senatore Razzi? No, io non sono stato protagonista con il senatore Razzi, era un altro parlamentare che ha fatto una scelta che era la scelta di non far cadere, allora, di non votare la mozione di sfiducia. Io sono stato sempre contro i governi tecnici e contro i governi che sono presieduti da personaggi che hanno dettata l'agenda politica dall'economia. Io sono convinto che la politica è politica, l'economia è un'altra cosa, e sono contro i governi tecnici, e conseguenzialmente, secondo me, per quello che è successo oggi, in questo stato di grande confusione e di non chiarezza, e ci sono posizioni non conciliabili, sarebbe bene, per evitare la confusione, per essere chiari e rispettosi del popolo italiano, di finire questa legislatura e ritornare al voto e conseguentemente portare fuori un nuovo Parlamento, un nuovo governo e incominciare un percorso completamente nuovo. Fermo restando che diamo l'apprezzamento a Draghi, che Draghi ha operato bene. A lei è piaciuto oggi il discorso che ha fatto Draghi? Lei l'ha sentito? Che le è piaciuto? Non moltissimo, però dico l'apprezzamento per Draghi per tutto quello che ha fatto bene. Ma io resto sempre della posizione, come allora nel 2010 non ho votato il governo tecnico che doveva essere presieduto da un economista, forse amico di Draghi, che era... Non sono tanto amici, anche perché non gli ha votato il DEF ultimamente. Io mi riferivo al passato, quando si voleva sostituire il governo Berlusconi con un governo che era presieduto, che doveva essere presieduto da Profumo. Poi, da allora, che è stato l'ultimo governo eletto dal popolo, dopo il governo Berlusconi non c'è stato più un governo eletto dal popolo, ci sono stati dei governi che sono venuti fuori per una serie di motivazioni, ma sicuramente non rispettando quello che avevano detto i cittadini italiani. Ma la domanda che lei mi fa, che cosa vedo oggi? Oggi vedo molta confusione e ritengo che l'accordo che era stato fatto qualche anno fa, eleggendo al Presidente
del Consiglio Draghi non ci siano più i presupposti e conseguenzialmente cosa saggia e buona sarebbe ritornare alle urne e dare la possibilità agli italiani di esprimere attraverso il voto i nuovi parlamentari, anche perché apro una parentesi e la chiudo, è stato modificato anche l'aspetto della rappresentanza parlamentare all'interno dell'istituzione, ritornare alle elezioni e far sì che venga fuori una rappresentanza parlamentare dettata dalla volontà popolare e conseguentemente che si regga un nuovo Presidente del Consiglio, un nuovo governo per poter operare nell'interesse degli italiani e nell'interesse del Paese. Quindi il Draghi bis non piacerebbe? In fondo anche Paganini... Ma io sento in questi giorni che c'è la paura del voto, ma in altri paesi vanno a votare, dico si vuole tranquillamente. Se non ci sono più i presupposti per andare avanti, perché dobbiamo fare degli rattoppi che non sono lodevoli per il vestito che mettiamo addosso? Ecco, questo è quello che dico io. Alla luce di quello che ho sentito, degli interventi che sono stati fatti dal Movimento 5 Stelle, da Salvini, da altri, e dall'intervento di Draghi, io credo che in questo momento non ci siano possibilità di ricucitura per fare un determinato percorso. E credo anche che le condizioni erano state messe in moto e che avevano dato la possibilità di legge da Presidente del Consiglio Draghi, oggi non ci sono più e la conseguenza logica a mio giudizio è quella di ritornare al voto per me. Decideranno quello che diranno più giusto e opportuno. Lei è venuto qui oggi perché era incuriosito da quello che... Io ci vengo spesso anche. Sì, la vedo spesso alla Camera. Sempre del Senato, ci vengo spesso, io continuo a fare, io sono il Presidente dell'Unione Cristiana, esprimiamo il nostro modo di pensare. Speriamo, il nostro augurio è che il Parlamento ritorni ad essere quella fucina di dibattito, di dialogo, di discussione che possa far crescere e conseguentemente dare delle proposte concrete nell'interesse del Paese. Bene, grazie al senatore Domenico Scilipoti dell'Unione Cristiana. Sono Presidente dell'Unione Cristiana. Ma sono il primo eletto all'interno di Forza Italia, il primo dei non eletti. Il primo dei non eletti. All'interno di Forza Italia nella regione. Ok, va bene. Grazie. Non aspettiamo niente. Certo, ha fatto bene per essere preciso, no? Ha fatto bene a puntualizzare. La ringrazio tantissimo, grazie senatore, mi ha fatto molto piacere fare questa conversazione con lei. Allora, tra l'altro Lanfranco in questo, come dicevamo, no? In questi minuti dove si susseguono gli incontri, le telefonate, il presidente Mattarella che sembra stia chiamando gli esponenti di maggioranza, gli incontri all'interno della maggioranza, c'è anche una notizia che ci sarebbero stati ripetuti contatti in queste ore tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, lo fanno sapere fonti di tutti e due i partiti. Ho capito, anche questa è una bella, una bella notizia, nel senso è una novità, insomma, che ci sia stato questo contatto e vediamo se c'è qualcuno che lo commenta, anche perché ho l'impressione che si stiano tutti andando alle riunioni dei gruppi. E qui siano rimasti un po' di deputati, solo alcuni deputati, e quindi riuscire a prendere qualche dichiarazione da parte di qualche parlamentare non anche è... Anche perché gli rimane pure poco, no? Alle 16:45 devono tornare in aula. Sì, vabbè, ma poi un rinvio è sempre possibile, si riprende la seduta, si chiede un supplemento di... Seduta che riprende con la replica di Draghi. Tra l'altro adesso io mi avvicino a un nostro carissimo amico, sono in diretta su Radio Radicale, sono con Riccardo Maggi. Allora Riccardo, tu oggi ti sei spostato qui al Senato, alla Camera Alta, e hai visto questo dibattito. Allora è stato un dibattito al pari della Camera Alta, alto, oppure trovi che ci siano state dei scivoloni, insomma, che impressione hai avuto? L'intervento del Presidente Draghi è stato sicuramente alto,
Raramente forse si sono ascoltati interventi così privi di ambiguità in un'aula parlamentare, così chiari, sintetici, diretti, che vanno al punto. Ha rivendicato gli obiettivi raggiunti dal proprio governo con il sostegno di una maggioranza, e però ha anche indicato chiaramente che da un po' di tempo a questa parte ci sono dei distinguo portati avanti da diverse forze politiche, ha citato i provvedimenti, ha parlato della riforma del catasto, ha parlato del DDL concorrenza, esplicitamente della questione dei balneari, della questione dei taxi, e quindi facendo riferimento a distinguo e a ostacoli alle riforme che sono stati posti non solamente dal Movimento 5 Stelle, ma anche, il riferimento era chiaro ed è stato colto, dal centrodestra e in particolare dalla Lega. Quindi questo intervento, questo discorso è stato chiaro. Poi diciamo che la chiarezza e la, diciamo, il livello del discorso è un po' sceso del dibattito, perché è iniziata la confusione. Mi pare che ci siano diverse forze politiche, non più solo il Movimento 5 Stelle, che hanno assunto posizioni diverse nelle ultime 24-48 ore e ora sono anche un po' incartate. La stessa mozione Calderoli, per dirla tutta, che a mio avviso è persino inammissibile, perché pone nel dispositivo il sostegno a un, testualmente, a un governo con una diversa composizione e con un'altra agenda. Ma non è di questo che si parla oggi al Senato. Oggi al Senato si parla delle comunicazioni di questo governo. Quindi per la prima volta nella storia si fa una risoluzione dove chi dice noi vogliamo un altro governo e si presenta una formula politica. Sì, dopo aver votato pochi giorni prima la fiducia a questo governo e accusando i 5 Stelle di essere irresponsabili. In questi minuti sono in corso vari contatti e si è appreso, me l'hanno detto poco fa, che Salvini ha telefonato alla Meloni. Perché gli ha telefonato? Proviamo a indovinare? Indovina, indovinello. Qua mi chiedi già diciamo, comprendere alcune dinamiche di questa crisi che, come ha scritto, che credo, Rino Formica nei giorni scorsi, più che una crisi di governo è anche una crisi di Parlamento, già è complicato sapere perché. Immagino che l'abbia chiamata perché i vertici che sta facendo il centrodestra sono vertici del centrodestra di maggioranza e non del centrodestra complessivamente inteso, e poi perché è evidente che gli interventi di Fratelli d'Italia sono stati talmente duri e frontali contro il governo di cui formalmente l'altro pezzo di centrodestra fa parte, con dei ministri in carica che, a differenza di quelli del Movimento 5 Stelle, si sono anche votati la fiducia, e quindi è chiaro che devono un minimo allinearsi. Tra circa 10 minuti riprendono sul serio, prosegue la trattativa a oltranza fino a quando non si mettono... Devono riprendere i lavori e ci saranno delle repliche in cui ognuno si aspetterà dei segnali che non ha trovato stamattina nell'intervento del Presidente Draghi, quindi li aspetteranno qui e ora. Ma il punto è che poi sono state citate, no, le questioni dello Ius Pole, le questioni della cannabis, come questioni, sono questioni parlamentari. Il punto vero è che Draghi ha detto, forse per la prima volta con una chiarezza e nella sede, diciamo, formale e istituzionale, che pezzi della sua maggioranza hanno ostacolato reiteratamente e ripetutamente le riforme di questo governo, che nasce con l'obiettivo esplicito di fare quelle riforme. Questo è il punto. Quindi ora la palla sta in mano ai partiti, alle forze politiche, è un'assunzione di responsabilità che deve essere fatta con un voto. È giusto che il Presidente della Repubblica senta tutti in questi momenti per riuscire a salvare il quadro politico che c'è, o comunque per riformare un... Sembra che, insomma, il Presidente della Repubblica possa sentire tutti, anche informalmente, nei momenti che ritiene, per avere, diciamo, informazioni dirette e non mediate e non intermediate, diciamo così, e capire esattamente qual è la volontà degli attori, perché, ripeto, nelle ultime, anche solo nelle ultime 24-48 ore, in molti hanno cambiato posizione. Oggi ci aspettavamo un Draghi con la formula prendere o lasciare, invece a un certo punto, non so se hai visto, lui è uscito dall'aula, qui si è scatenato il panico totale perché tutti pensavano che era andato al Quirinale e hanno avvertito quelli che stavano fuori per vedere se usciva. Poi alla fine abbiamo scoperto che stava in una saletta qua dentro. Allora, Draghi resta qua dentro almeno fino a stasera? Beh, direi di sì, a questo punto resta qua, farà una replica, quindi puntualizzerà alcune cose, alcune questioni,
e poi sarà quindi la sintesi di quello che sta succedendo. E poi ci sarà, io spero, un voto, che è un momento di verità e di assunzione di responsabilità. Va bene. Grazie a Riccardo Maggi anche per l'interpretazione del regolamento del Senato. Per la questione. Su questo c'è da aggiungere che io ho detto, a mio avviso, quella dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Poi probabilmente verrà messa al voto prima l'altra, perché sarà quella prima firma su cui il governo porrà la questione di la fiducia. E quindi esclude l'altra. È sempre vero che c'è la presidente Casellati, quindi tutto è possibile. Certo, va bene. È un complimento? Mettiamola così, vabbè. Grazie a Riccardo Maggi. Senti, Lanfranco, è uscita un'altra agenzia che dice il sentiero è stretto, lo dicono fonti di maggioranza a proposito della situazione del governo Draghi. Questo non significa, spiegano le stesse fonti, che non si stia tentando di recuperare la tenuta del governo Draghi, ma si ammette anche ci sono forti tensioni, specialmente i partiti di centrodestra. E ti leggo anche una cosa che ha scritto il professor Ceccanti, parlamentare del PD, che scrive: parlamentarizzazione integrale, senza poter sfuggire si vota, ognuno sarà responsabile. Fonti del governo dicono che appunto il presidente, prima di prendere ogni decisione, aspetterà il voto sulle risoluzioni. Quindi insomma, questo sicuramente è un dato oramai acquisito. Io provo ad avvicinare il presidente dei senatori di Fratelli Italia, Ciriani. Allora, senta, presidente, che cosa sta succedendo? Lei oggi ha assistito a questo spettacolo, volevo chiederle un po' una sintesi. Mi sembra che le cose si stiano mettendo un po' non bene per il Draghi bis. Ma guardi, siamo sconcertati da quello che è avvenuto, perché si invoca sempre il senso di responsabilità e di serietà, poi si danno vita a questi spettacoli oggi fatti di ricatti, minacce, ambiguità, sospensioni, risoluzioni che vanno, che vengono. Io però francamente non so come questa maggioranza possa immaginare, ancora non è conclusa la discussione generale, di rimanere insieme in piedi. Mi pare evidentissimo che c'è solo la strada del voto, perché altre maggioranze, dopo quello che è successo stamattina, quella maggioranza che si è presa a schiaffoni ripetutamente durante tutta la discussione generale, io non l'ho mai visto. Quelli del centrodestra di governo hanno cercato gli altri del centrodestra non di governo? C'è stata un'interlocuzione in queste ore oppure siete rimasti? Con me? No, non so se con altri, ma non credo. Si è parlato prima di una telefonata che Salvini ha provato a telefonare alla Meloni, non so se... Questo non lo so dire, è possibile, ma non lo posso assolutamente confermare. Quello che non ci aspettiamo è che il presidente Romeo, anche di Gaspare e di altri, si scelga la strada che è unica, è quella di tornare al voto. Non vedo come anche questa sospensione possa essere utilizzata per trovare un accordo dopo quello che è successo. Adesso in aula aspettate una replica del Presidente del Consiglio e poi si valuteranno il voto sulle risoluzioni. Sì, se tutto va secondo regola, adesso c'è ancora un intervento di discussione generale. Quindi mancava ancora un intervento? Perché dal punto di vista regolamentare questo consente alla maggioranza di avere il tempo di depositare eventualmente un'altra risoluzione entro la scadenza della discussione generale. Dopodiché, finito quello, c'è la replica, se ci sarà la replica del Presidente Draghi, e poi la dichiarazione di voto sulle risoluzioni. Pensa che ci sarà un rinvio della ripresa dei lavori dell'Aula per rendere più facile le trattative, o pensa che rispetteranno i tempi? Io mi auguro che questa commedia è durata anche troppo, siamo direi ai confini della realtà, una maggioranza così ampia che ha bisogno dopo 6 giorni di trattative di altro tempo per decidere che cosa, non si capisce. Che vada in un senso o nell'altro, è tempo che questa storia finisca. Va bene, vedremo che cosa succederà. Grazie a lei. Grazie Presidente, ringrazio il Presidente dei Senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, che ci ha dato un po' una fotografia di quello che pensa da unica forza politica d'opposizione, insieme anche un po' al Movimento 5 Stelle, che ha un piede fuori e un piede dentro la maggioranza. Adesso vedremo quello che succederà nei prossimi minuti, quando la seduta riprenderà alle 16.45. Io vediamo un po' se riesco a intercettare anche qualche altro parlamentare, soprattutto qualche deputato che ha voglia di parlare a pochi minuti dalla ripresa della seduta, visto che sono tutti quanti un po'
un po', diciamo, spariti dalla circolazione. Salve, sottosegretario Sileri, sono in diretta su Radio Radicale. Le posso chiedere una valutazione su quello che ha visto? Due secondi, le chiedo, me ne vado via subito. Le faccio una domanda. Allora, sottosegretario Sileri, allora, che cosa ha visto oggi e che cosa pensa succederà tra poco? Quello che succederà, francamente, non lo so, spero prevalga il buon senso, perché gli italiani hanno bisogno di stabilità in un momento cui il paese intero, ma credo gran parte dei paesi del mondo, stanno attraversando un momento drammatico, e quindi c'è bisogno di stabilità. Spero che logiche personalistiche o logiche di partito o valutazioni con interessi, direi, personali o di gruppo, non prevalgano sugli interessi della nazione. Rispetto ai problemi della sanità che dobbiamo affrontare, un governo per il disbrigo degli affari correnti sarebbe un grosso problema per affrontare? Direi che c'è bisogno, come ho già detto, di stabilità, e un qualche mese dinanzi a noi è fondamentale per diciamo impostare quel lavoro di restyling del nostro servizio sanitario nazionale, che non possiamo in nessuna maniera perdere. Da lei, che era una persona molto pacata, le volevo chiedere come ha trovato questa escalation di toni, lo scontro che abbiamo visto oggi in aula, se vuole dirmelo. Voglio dire, c'è poco da dire, io ho sempre usato toni abbastanza pacati in generale, tranne in rarissime occasioni, insomma le staffe le perdono un po' tutti. Ripeto, vediamo che succede nelle prossime ore, spero prevalga il buon senso. Il buon senso e la via mediana deve essere sempre la via maestra, perché è lì che sistemi le cose. Credo che il Presidente Draghi l'abbia detto chiaro e tondo, cioè l'Italia è un paese che vince quando unito. E lei sarebbe favorevole a un Draghi B? Io, diciamo, non sono nessuno per poter dire cosa serve alla nazione, però sono sicuro che Draghi sia una soluzione. Bene, grazie al sottosegretario alla salute Sileri, che gentilmente ha risposto alle nostre domande. Era in un angolino qui della buvetta di Palazzo Madama, abbiamo colto un po' la sua. Allora, intanto vi posso dire che la Presidente dei senatori del Partito Democratico sta facendo una riunione qui in buvetta con alcuni funzionari del gruppo sulla ripresa dei lavori. Intanto, che oramai dovrebbe essere proprio a minuti, perché sono le 16:42. Sì, vedremo poi. Allora, come ha detto prima il senatore Ciriani, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, ci sarà ancora un intervento in discussione generale che è stato lasciato proprio per permettere, certo, di depositare le risoluzioni. Sì. Le risoluzioni. Quindi, certo. Non so, magari potrebbe esserci anche lo spazio per la sorpresa di un nuovo documento, di una nuova risoluzione che almeno io mi auguro riesca a compattare un po' tutti quanti. Vediamo un po' se riesco ad avvicinarmi a un senatore che io penso sia del Movimento 5 Stelle o di Insieme per il Futuro. Adesso lo scopro e mi avvicino. Salve senatore, la disturbo? Sono di Radio Radicale. Lei è il senatore... Puglia, sì, Puglia. Allora, senta, senatore Puglia, lei è del gruppo parlamentare di Movimento 5 Stelle. Allora, senta, le volevo chiedere questo. Come ha trovato questo dibattito e la replica di Licheri? E soprattutto, pensa che, insomma, sia finita per la legislatura? Ma il dibattito, io credo che soprattutto in questi momenti bisogna avere una certa solennità, anche perché non soltanto l'aula è un'aula rappresentativa del popolo italiano, e quindi con questo cosa voglio dire? Che ovviamente gli interventi è sempre importante che ciascuna forza politica dica la sua, questo è scontato, però lei che faccia, come dire, che non faccia, come dire, show oppure teatrino. Questa è una cosa che veramente, certo, a me fa molto... Certo, al di là di questo, lei vuole restare nel governo oppure vuole uscire? Ah, guardi, io credo, sì,
che a questa domanda non ci può essere una risposta secca, perché il tutto c'è stato all'interno dell'intervento del nostro capogruppo Licheri, che ha spiegato bene tutto il percorso del nostro ragionamento. Quindi noi abbiamo posto dei problemi seri politici, ci aspettavamo e ci aspettiamo ancora che le altre forze politiche, oltre a quei 9 punti, magari ne inseriscono altri, ma che comunque si parli di aumento del gas, quindi soldi alle famiglie, si parli di rateizzazione delle cartelle esattoriali, quindi aiuto alle imprese, certo. Si parli di reddito minimo, quindi più soldi ai lavoratori. Però ecco, lei che ha sentito il discorso di Draghi, che cosa direbbe a Draghi, sì o no? Ma io direi, Presidente, lei che è una persona internazionalmente riconosciuta per la sua professionalità, ascolti un po' di più il Parlamento. È venuto proprio per fare il dibattito, ha parlamentarizzato la crisi. Il Presidente Mattarella ha parlamentarizzato la crisi. Cioè lui è venuto qui. Insomma, diciamo le cose come stanno. Vabbè, però insomma è venuto anche nello strumento. E quindi, no, niente, il Presidente Draghi certamente ha fatto il suo discorso, però in un certo qual senso non mi è sembrato che c'era uno spiraglio per udire. Difatti abbiamo sentito prima del nostro intervento, l'intervento della Lega, l'intervento di Forza Italia, mi è sembrato proprio l'intervento di rottura e di chiusura. Ho capito, quindi hanno rotto e chiuso loro. Ma io direi che in questi casi sì, si sono trovati prima loro a parlare, però sarebbe, ripeto, opportuno di parlare di temi più che parlare di bandiere. Noi abbiamo parlato di temi. Ok, va bene. Allora io ringrazio il senatore Puglia. Io direi, allora, siccome sto vedendo che stanno andando tutti quanti verso l'aula, i parlamentari si stanno preparando alla ripresa, vediamo che ore sono. Sono le 16:46 minuti, quindi presumo che tra qualche istante la seduta riprenderà e quindi opportunamente vi do la linea in attesa, sì, della ripresa della seduta, e poi vedremo come va, cioè com'è, magari ci risentiremo. Magari ci risentiamo più tardi. Va bene. Grazie davvero a Lanfranco Palazzolo.